Le malattie infiammatorie croniche intestinali che colpiscono l'età pediatrica riguardano essenzialmente un quarto delle diagnosi totali. Si evidenzia come in media ci siano 209 diagnosi l'anno in Italia di malattie infiammatorie intestinali. Il nostro registro, cioè il Registro Nazionale della SIGEMP, in atto a oltre 3.000 pazienti. Noi consideriamo che probabilmente saranno intorno ai 4-5.000 i bambini affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale in questo momento in Italia. L'assistenza in ambito delle malattie infiammatorie intestinali in età pediatrica è adeguata nel territorio nazionale grazie al lavoro svolto dalla SIGEP nel corso di questi ultimi anni, nel quale sono stati identificati i centri di riferimento per queste malattie che sono uniformemente distribuiti su tutto il territorio nazionale. Come centri di riferimento intendiamo centri in cui c'è possibilità di assistere il bambino e quindi anche l'ambito familiare con tutte le figure dedicate che sono appunto oltre il clinico, anche l'endoscopista, il radiologo, il neonatopatologo, lo psicologo, la dietista. Quindi sono dei centri che sono presenti su tutto il territorio nazionale per cui è uniforme l'assistenza per questo tipo di patologia.